Nel passato venne detta Crisopoli, Atene d'Italia, piccola Parigi. Oggi la chiamiamo semplicemente Parma. Attraverso i monumenti, le chiese, i palazzi e i dipinti, ne seguiremo l'evoluzione e la storia. Occorre oggi molta immaginazione per poter figurare nell'odierna piazza Garibaldi l'area dell'antico foro romano, nucleo di fondazione della città. Tuttavia, la funzione della piazza è rimasta invariata. Da più di 2000 anni è il centro dell'attività pubblica. Parma è una delle città poste a presidio della lunga strada voluta dal console Emilio Lepido, la via Emilia, appunto, che doveva costituire una barriera contro le invasioni di Celti e Galli. Fu fondata nel 183 a.C. con le consuete strade ortogonali, le une alle altre. Quelle principali si chiamavano Cardo Massimo, identificabile nelle odierne via Cavour, via Farini e Decumano Massimo, che corrisponde alla via Emilia. Nel punto d'incontro di queste strade sorgeva il foro. Le testimonianze di quel periodo sono poche. I resti del ponte romano, nei pressi dell'odierno mercato della Ghiaia, ci dicono come il fiume da allora abbia cambiato il suo percorso. Alcune colonne dell'anfiteatro, che sorgeva dove oggi è Borgo La Latta. Una tavola rievoca la collocazione del teatro romano. I resti dei mosaici paleocristiani trovati nella piazza del Duomo e poi trasferiti nella cripta del Duomo stesso. La città subì un periodo di decadenza nel secondo secolo d.C., in concomitanza con la crisi che colpisce l'impero romano. Sotto il governo bizantino, Parma divenne sede dell'erario e della zecca e perciò fu chiamata Crisopoli, città dell'oro. Al passaggio dell'anno 1000, un nuovo impulso all'edilizia monumentale cambiò il volto della città. Nella cattedrale abbiamo il primo esempio dello stile romanico. Nella parte posteriore troviamo una raffinata decorazione con forme di animali. Questa è la parte più antica di tutto l'edificio, poiché nel Medioevo la costruzione di una chiesa iniziava dalla zona dell'abside e del transetto. Romanico è anche l'arco del protiro, con la rappresentazione dei mesi. L'anno iniziava il 25 di marzo, giorno dell'Annunciazione a Maria. Ecco perché il primo mese raffigurato è marzo, che si toglie una spina dal piede. Questa iconografia dei mesi, che cambia secondo i vari lavori svolti nel corso dell'anno, è il segno della benedizione della Chiesa ad una umanità laboriosa, per la quale il lavoro cessa di essere una maledizione e diviene il simbolo di libertà, promozione sociale e progresso. All'interno della cattedrale, fra sovrapposizioni di varie epoche, incontriamo una caratteristica delle chiese romaniche, i matronei. Una ripida scala a chiocciola introduce a questa zona sopraelevata. Da qui le donne partecipavano ai riti religiosi, divise dal resto dell'assemblea. Al periodo romanico appartengono anche i capitelli, in cui sono scolpiti episodi tratti dalla Bibbia. Immagini fantastiche. Aspetti di vita medioevale.
sul lato ovest della piazza, il vescovado. I vescovi svolgevano una funzione di autorità religiosa e civile. Per questa ragione il palazzo, all'epoca della costruzione, aveva l'aspetto di una fortezza. Circondato da un fossato colmo d'acqua, aveva le mura cinte da merli, le cui tracce si intravedono sul lato nord. Risale all'anno 1175 l'alta torre che lo sovrasta. Ospitava i pellegrini di passaggio sulla via verso i luoghi santi di Roma e serviva anche come prigione. Subito dopo la cattedrale venne eretto il battistero. Il progetto è dovuto a uno dei più grandi scultori dell'intero Medioevo, Benedetto Antelami, che incise il suo nome e la data di costruzione del monumento sull'architrave del portale principale. L'edificio, interamente costruito in prezioso marmo rosa di Verona, è ornato di sculture tra le più belle dell'intero Occidente medievale. Il recente restauro ne ha messo in luce la policromia originale. Nell'architrave del portale nord sono scolpiti in bassorilievo episodi della vita di Giovanni Battista, a cui l'edificio è dedicato. Negli stipiti dello stesso portale, gli alberi genealogici di Cristo e della Madonna. L'intero perimetro esterno è circondato da una serie di formelle con immaginari mostri feroci che simboleggiano le oscure forze del male da cui l'individuo può liberarsi tramite battesimo. Nella lunetta policroma, l'angelo avverte Giuseppe della minaccia di Erode. Per questa ragione, all'interno del monumento è scolpita nella stessa lunetta la fuga in Egitto. Al centro dell'edificio, la grande vasca marmorea con 8 lati come il perimetro del battistero. Il numero 8 simboleggiava l'ottavo giorno della settimana, quello della risurrezione di Cristo, e quindi promessa di vita eterna per il battezzante, che veniva immerso nell'acqua della vasca a ricordo del Battista, che così battezzò Cristo nelle acque del Giordano. Tra i capolavori di Benedetto Antelami, le statue dei mesi, poste nelle logge del battistero. Si tratta di un fatto del tutto eccezionale. Per la Chiesa il tempo è infatti solo l'eternità di Dio, mentre i mesi segnano il trascorrere del tempo terreno dell'uomo. La cupola venne dipinta da pittori bizantineggianti intorno alla metà del 200 e sottolinea il passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento tramite la figura di San Giovanni Battista. Nella parte inferiore la vita del santo, l'annuncio dell'angelo a Elisabetta, la nascita, i primi battesimi, il battesimo di Gesù, la decapitazione, il banchetto di Erode con Salomè che porta su un vassoio la testa del profeta. Sopra l'altare, la figura del Cristo che regge il libro, raffigurante l'Alfa e l'Omega, ai suoi lati la Vergine e i maggiori profeti. Infine, nell'ultimo cerchio, gli Apostoli e gli Evangelisti. Come un reliquiario di forma gigantesca, il battistero diventò, oltre che monumento religioso, simbolo della potenza politica e economica della città. Il marmo rosa del battistero arrivò da Verona attraverso i tanti canali che solcavano la pianura padana, oggi quasi tutti interrati. Questo insolito aspetto della città venne raffigurato nelle tarsie del coro della chiesa di San Giovanni Evangelista. I due leoni sono il poco che resta dell'originaria decorazione medioevale del Duomo. Servivano da basamento del pulpito su cui poggiava la lastra con la deposizione di Cristo,
opera sempre di Benedetto Antelami. La chiesa di Santa Croce, costruita lungo la via Emilia vicino a una delle porte della città, poi fortemente rimaneggiata, era punto di ritrovo per i pellegrini che si recavano a Roma percorrendo la via Francigena. La chiesa di San Francesco del Prato, così chiamata perché sorgeva sul Pratum Regium, area di mercati e fiere, può essere considerata una delle poche tracce di architettura gotica della città. La sua costruzione si protrasse per un lungo periodo. Il campanile, considerato un lusso dalla regola francescana di povertà, venne eretto solo nel XVI secolo. Sulla facciata, oltre al rosone, scorre un fregio in terracotta ad archetti incrociati e valve di conchiglia. Gli archi, seguendo i canoni transalpini, diventano acuti. Come nel campanile del Duomo, anch'esso posteriore alla costruzione della cattedrale, dove terminano con piccole sculture. Sulla sommità, l'angelo mobile indica la direzione del vento. L'originale del XIII secolo all'interno della cattedrale è annoverato tra i simboli della città. Il completamento della facciata, con la costruzione del protiro poggiante sui leoni, è opera di Giambono da Bissone, che impiegò per la decorazione la calda tonalità del marmo rosa, utilizzando l'arco dei mesi di epoca precedente. All'interno del Duomo furono costruite le cappelle dove il disegno degli archi evolve dalla rotondità del romanico alla forma ogivale del gotico. La cappella Valeri fu decorata da Bartolino De Grossi nella prima metà del XV secolo. Nella volta sono dipinte 8 storie della Vergine. Le pitture, dai toni caldi, attraverso le storie dei santi Andrea Apostolo, Caterina e Cristoforo, esprimono una religiosità fortemente caratterizzata dal timore della giustizia divina e dalla presenza delle forze del male. Scorci di palazzi borghesi e raffinati costumi fanno da contrappunto alle macabre immagini di torture, decollazioni, crocifissioni. Nella cripta della cattedrale troviamo la cappella Rusconi, dedicata dal vescovo Giovanni Rusconi a San Giovanni, che compare sulla destra, vicino alla Vergine sul trono. Sempre nella cripta, la cappella Ravacaldi, voluta dal canonico Antonio Ravacaldi, il cui blasone con le rape campeggia sui motivi floreali e sugli stemmi della volta. Venne decorata con storie della Vergine, l'Annunciazione, la Presentazione al Tempio, il matrimonio di Maria. Anche la piazza comunale assunse un nuovo aspetto con la costruzione nel 1270 del Palazzo del Podestà. Il voltone, detto del Podestà,
collegava l'edificio al palazzo del capitano del popolo, distrutto nel XVII secolo dal crollo della torre che lo sovrastava. Il primo palazzo comunale, la Domus Civitas, mostra le tracce della sua antica origine nelle bifore superiori della facciata. A completare la piazza venne eretto il Palazzo dei Mercanti. Una lapide con un riferimento al capitano del popolo, Pino de Vernacci, ci tramanda l'anno esatto della sua costruzione, 1285. Antonio Allegri, detto il Correggio, è l'artista che ha maggiormente caratterizzato il rinnovamento pittorico a Parma, dove giunse per affrescare una stanza dell'appartamento privato della badessa del convento di San Paolo. L'artista trasformò la volta architettonica dalla singolare forma di ombrello aperto in un pergolato di rami di bambù adornato di cesti di frutta. Negli ovali aperti sul cielo si intravedono putti che reggono trofei di caccia. Sul camino è raffigurata Diana, dea della caccia, in cui si può identificare la figura della badessa, committente dell'opera. La volta è coronata da lunette con divinità e miti pagani, iconografia che il culto rinascimentale per l'antico aveva diffuso in tutte le corti italiane. Per comprendere il valore innovativo dell'opera del Correggio, basta osservare la stanza attigua, affrescata solo 5 anni prima da Alessandro Araldi, con temi ancora legati all'ambito della cultura tardogotica. Tale fu il successo del Correggio, che venne chiamato anche dai padri benedettini per rendere ancora più moderna la decorazione rinascimentale della chiesa di San Giovanni Evangelista, appena ricostruita. L'artista dipinse le storie dell'apostolo Giovanni dall'età giovanile fino al momento estremo, allorché venne rapito dalla visione di Cristo e degli apostoli nel trionfo celeste. La plasticità dei corpi, le figure, forti e possenti, richiamano i dipinti di Michelangelo nella Cappella Sistina. Correggio affrescò anche l'abside con un'incoronazione della Vergine. Una parte residua del dipinto è conservata nella Galleria Nazionale. Annesso alla chiesa, il monastero con i suoi chiostri. In questa raccolta atmosfera troviamo la biblioteca monumentale. I frati benedettini la fecero ornare di pitture dai bolognesi Antonio Paganini ed Ercole Pio, i quali raffigurarono immagini tratte dalla Bibbia di Filippo II di Spagna, che all'epoca venne stampata in greco, latino, siriaco ed ebraico, lingue che compaiono nelle iscrizioni della volta. Un altro dipinto raffigurava la vittoriosa flotta cristiana nella battaglia di Lepanto, che arrestò definitivamente lo slancio ottomano. Ad essa partecipò anche il duca di Parma, Alessandro Farnese. Completano la decorazione mappe di luoghi sacri e raffigurazioni di altari adibiti a rituali ebraici. All'interno della cattedrale, l'arte innovativa del Correggio trovò la sua massima espressione. Nella cupola